Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 3 Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il prologo e la prima delle missioni, ovvero noi che ci infiltriamo piano piano in questa cittadina e iniziamo già a mettere da parte qualche soldino. Steelport, arrivo! How's the crew settling in? Man, we gotta get a new place. That studio shit ain't working at all. Lo so che c'hai ragione. I can't help it that the rest of the world treats the Saints right. Doesn't mean we should get soft. I hear you. Listen, how about you and me roll around the city and see what Steelport has to offer? You've convinced me. Meet me at the park. I'll pick you up. D'accordo, quindi ci dirigiamo al parco. Subito la pula? Così di botto senza senso? Va bene. Eccoci qua, siamo arrivati da Pierce e ho anche cambiato macchina. Ne ho trovata una un po' più bella. Ciao Pierce, come va? Nah, che brutta questa. Ti dispiace se usiamo la mia? Ehi, sto vecchio di merda! Cosa sta facendo? Vuole ingropparsi la mia macchina. Sto coglione! Ecco, Pierce è arrivato all'improvviso. Aspetta, ci sono altre macchine carine qua. Lo so, dobbiamo tenere d'occhio tutta la crew. Io ti giuro che mentalmente ho ancora i comandi della PS3 in testa. Questi qua nuovi non riesco proprio a mettermeli qua nel cervello ancora. È vero, dopo la morte di Aisha, Johnny è cambiato, ma non solo lui, tutti siamo un po' cambiati. Abbiamo capito che non si scherzava più ed effettivamente i Saints hanno preso una piaga un filo più seria, quasi, più o meno. Comunque credo sia solo questione di abitudine questa guida qui, solo che è veramente più difficile, troppo moderna quasi, bella Madonna, rispetto a quella che era l'essere grezzo degli altri due giochi. Eccoci qui, attenzione. Che io mentalmente freno a mano col quadrato, non con la X. Cioè mi viene automatico. Ecco qui. Vediamo un po' di modifiche che possiamo fare con 2500 dollari. Tu la chiami Pacchiana? Io la chiamo Tamarra. Car's got some more style. Now it's our turn. Head to Lo so, Pierce. Farsi notare costa. Effettivamente, gli effetti di luce di questa Remastered sono meravigliosi, soprattutto sulle auto lucide. No, Pierce, non la voglio la musica. Poi mi censurano, santo cielo. Mamma mia. Però il boss, passando a Saints Row 2, che non sopportava la musica di Pierce ad ora, la sopporta molto di più, secondo me. Comunque, come dicevo, gli effetti di luce sulle macchine lucide su questa Remastered si vedono tantissimo. Nel gioco originale non si notavano molto, ovviamente dato anche un po' dall'hardware. Certo, dava l'effetto lucido, per carità, ma adesso guarda proprio tutte le luci che si riflettono sul cof, anzi sul retro della macchina. Si vedono tutte e sono bellissimi. A parte che ogni tanto lo vedo che scatticchia, che ritorna, si resetta, credo. Ma è proprio bello, è proprio bello. Cioè si vede tutti gli effetti di luce di tutta quanta la città. Stupendo, è veramente stupendo così. Che tra l'altro tutto questo lo sto facendo anche un po' per zittire quei due che stanno cantando un po' troppo a squarciagola. Basta, Pierce, che la musica poi mi censurano. E adesso dobbiamo comprarci un vestito nuovo. Dobbiamo decidere un nuovo stile per noi. Cosa potremmo metterci? Ecco, se devo dar conto, effettivamente, a Saints Row 2 nell'abbigliamento, almeno lì avevi anche l'opzione per metterti le cinture che volevi tu. Quella era una bella cosa. Qua le cinture sono già sui pantaloni. Ecco qui, pronti a fare a cazzotti ora. E guarda caso, siamo già circondati. Oh my fuck! Time to go. What the fuck is that Da dove è arrivato il thing? bestione Something very big and very gigante? angry.
Aspetta che prendiamo qualcosa di un filo più grosso. Madonna, aspetta. Vieni qua. Lascia giù quell'idrante. Ahia, che male. Bastardo, ora ti faccio saltare in aria. Attenzione, scappa. Ricarica, ricarica, ricarica. Ci hai provato. Allora aspetta, aspetta che qua mi stanno continuando a sparare ora. E niente. Aspetta. Ecco fatto. Attenzione che questo mi insegue. Ecco fatto. Meno male. Morto? Perfetto. Dov'è la mia macchina? Eccola qui, perfetto. Pierce, in macchina per favore. Pierce, sali. Madonna mia. Non ero preparato. Nonostante lo sapessi, non ero preparato lo stesso. Non ero proprio zero preparato. Meno male. Ed è l'unico? Ovviamente no. Ovviamente no. Mi dispiace per voi. Ma quel bestione lì, purtroppo, non sarà l'unico che incontrerete. Mi dispiace molto per voi. Ecco, sparare è un po' difficile con tutti sti tasti messi in questa posizione. Perché per guardarti dietro devi guardare col quadrato, sparare con L1. Tutto è diventato complicato. E rieccoci all'alloggio. Tana, salvi tutti. Aspetta che nascondiamo. Meglio andarsene da qui. Ecco, fatto. Tra l'altro non ho ottenuto neanche un po' di rispetto extra con il fucile. Perché il fucile questo qua in teoria dovrebbe darci un po' di esperienza extra quando... Anzi, rispetto extra quando uccidiamo qualcuno. Ma la realtà è che non abbiamo ucciso nessuno con quel fucile. Abbiamo cercato di... Ho sparato un colpo? Ho cercato di sparare al gigante, ma non ce l'abbiamo fatta, ovviamente. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!